Istituto Carlo Maria Carafa di Mazzarino, siamo nel laboratorio CAD. Sarà ora il professor Lograsso a spiegarci di che cosa si tratta. Sono i ragazzi del quinto anno, geometra, oggi CAD. Professor Lograsso, cosa stanno facendo i ragazzi? Ecco, diciamolo che CAD già vuol dire costruzione, ambiente e territorio. Questi sono dell'ultimo anno e stiamo cominciando un po' ad approntare il programma. E si tratta di una progettazione, già come prima tematica, di una villa in zona residenziale. Praticamente è come tema lo do libero. Libero vuol dire al di là delle misure, però fortemente legato sicuramente alla forma, funzione e parte strutturale che devono avere tutta una loro coerenza. Sì. Quindi diciamo alle spese, no? di questo lavoro andiamo oltre. Il programma che utilizzano per progettare questa villa, come si chiama? Usiamo AutoCAD, è un programma interessantissimo perché noi attraverso prima un'elaborazione in 2D del piano di prospetto e sezione che andiamo un po' a elaborare, poi passiamo direttamente a un 3D dove andiamo a ricostruire tutto l'apparato fabbrica con i materiali, le luci e quant'altro. Dei ragazzi presenti ha percepito quanti faranno il geometra e quanti magari andranno all'università di ingegneria e architettura? Eh sì, lo sai, molti, tipo l'anno scorso avevo molti alunni che insomma erano interessati a iscriversi in architettura e in ingegneria. Intervistiamo qualche prossimo diplomato. Ti chiami? Giorgio Zafarana. Giorgio Zafarana. Giorgio, geometra, prossimamente sarai, insomma, uscirai da questa scuola. È stato un corso a te gradevole? Sì, certo, abbastanza gradevole, anche perché mi piace questo lavoro. Stai iniziando a progettare la vita? Sì, sì, sono un po' indietro, ma ancora c'è il tempo. Pensi di andare all'università? Che facoltà? No, ancora non ho deciso, però penso di sì, affrontare l'università e... Bene. Ancora non so. Buon lavoro!